queste persone. Diciamo che questa storia è importante perché ci farà capire il cammino verso la consapevolezza di essere una persona, di avere valore in sé e per sé, di meritare un'esistenza libera e dignitosa. Immediatamente nel nostro primo incontro ci siamo rese conto che le ragioni che avevano indotto la signora ad allontanarsi dalla casa familiare risiedevano in una forte violenza psicologica quotidiana che lei aveva subito per ben 30 anni, che poi negli ultimi periodi si era, nell'escalation della violenza, succede sempre così, trasformato in una violenza fisica. La signora aveva trovato, come nell'altro caso, la forza di uscire fuori da questa solitudine che l'aveva attanagliata per oltre 30 anni, solo all'esito di un evento traumatico, molto traumatico. Quindi lei innanzitutto ha voluto parlare, liberarsi dopo tanti anni. Lei di questa storia non aveva mai parlato con nessuno, l'aveva tenuta dentro. Ovviamente nell'ambito della famiglia lei aveva 3 figli, quindi i figli erano ben consapevoli di quello che succedeva a casa, ma al di fuori delle mura domestiche nessuno sapeva nulla di quello che succedeva. La storia con quell'uomo che è stato suo marito, ma anche poi il suo oppressore e persecutore, era iniziata più di 30 anni prima in una regione lontana della Campania, dove lui si era trasferito per lavoro. Da poco lui aveva superato un concorso per il quale era entrato in un ente pubblico ed era un funzionario. Lei era giovanissima, cresciuta in una famiglia dagli antichi e radicati valori. Si è innamorata di quest'uomo e quando lui ottenne il trasferimento nella provincia di Napoli, lei non esitò a lasciare tutto, scuola, famiglia, per trasferirsi con lui, sposarlo e trasferirsi con lui nella penisola sorrentina. Inizia così la sua nuova vita, una vita che aveva immaginato felice, ma che purtroppo è stata tutt'altro. Al riparo infatti delle mura domestiche si è consumata un'esistenza fatta di gelosia, di soprusi, di possesso, di denigrazioni, annientamento della personalità, in uno di violenza psicologica perpetrata quotidianamente in suo danno. Tutti i giorni il marito le diceva che lei non valeva niente. L'aveva costretta, lei era una maestra d'arte, era un'artista, dipingeva, l'aveva costretta a lasciare il lavoro, a formarsi per eventuali incarichi e quindi lei era rinchiusa praticamente in casa. Il marito da subito, subito dopo il matrimonio, ha assunto un atteggiamento di despota, l'ha isolata, l'ha impedito di coltivare delle amicizie, l'ha impedito di lavorare perché il lavoro rende autonomi e chi è autonomo economicamente è libero dal bisogno e ha minori difficoltà a ribellarsi all'oppressore. Viveva ossessionato dalla gelosia, la denigrava, la faceva sentire incapace rispetto a qualunque azione e decisione. Annientava la sua personalità, le negava ogni possibilità di gestire autonomamente il denaro, anche quello necessario al sostentamento della famiglia. Anche le cure mediche le venivano negate e quando lei non potrà più farne a meno negli anni, lei fu costretta a vendere degli oggetti d'oro che le avevano regalato i genitori, i familiari, perché il marito non le dava neanche i soldi per curarsi. Ogni decisione doveva avere solo l'approvazione del marito e lei doveva solo eseguire senza sbagliare, perché l'errore si sarebbe trasformato in alta violenza. Al di fuori delle mura domestiche la sua famiglia appariva come una famiglia normale. La classica bella famiglia economicamente agiata che vive in una bella casa della penisola sorrentina, allietata dalla nascita di 3 figli e che partecipa alla vita sociale della città. In questo contesto familiare crescono i figli che si rendono conto della sofferenza vissuta dalla madre, ma non hanno gli strumenti per aiutarla. Sin da ragazzi hanno sempre lavorato perché il papà non dava i soldi neanche ai figli. Loro per studiare hanno dovuto lavorare. Il papà era il padrone di tutto, dava 100.000 lire, mi pare, per comprare i generi di prima necessità. I ragazzini hanno cominciato in giovanissima età a lavorare per pagarsi gli studi, sono andati anche all'università questi ragazzi, ma tutto al loro carico. Quindi piccoli lavori durante l'estate per racimolare il minimo per le loro necessità, dato che il padre non avrebbe secondato le loro richieste, e poi lavori più impegnativi per pagare gli studi universitari.
Ad un certo punto della sua esistenza accade una cosa molto particolare che determina la signora a interrompere questa violenza. Il tutto accade il giorno del matrimonio della figlia, questo è il motivo per cui è veramente forte. Il giorno in cui la figlia si sposa, e avrebbe dovuto essere il giorno più felice per una mamma da ricordare, è per lei il giorno più brutto, più atroce. Infatti, all'esito del giorno della giornata di matrimonio, la sera rientro a casa dopo l'ennesima scenata di gelosia per un apprezzamento che lei aveva ricevuto.